libri, registri e scritture contabili, come dobbiamo tenerli? Qual è la modalità di tenuta? Noi troviamo già una prima norma di riferimento nell'articolo 2220 del Codice Civile. Conservazione delle scritture contabili, ora la norma sì, è proprio rubricata in questo modo. Conservazione delle scritture contabili sembra quasi escludere i libri e registri non contabili ma tenuti per altre ragioni. Bene, dal 1994 questi libri, queste scritture contabili possono essere conservate e riprodotte su supporti di immagini. Quindi dal 1994 c'è la possibilità di tenere e conservare sotto forma di registrazioni per supporti di immagini le scritture e i documenti del 2220 del Codice Civile, 1994. Ma facciamo un passo in più. Articolo 2215 del Codice Civile, anche qui modalità di tenuta delle scritture contabili, sembra quasi fare riferimento solo alle scritture contabili. Che dice il 2215 del Codice Civile? Norma che sta lì dal 1942. I libri contabili, quindi sembra escludere libri e registri tenuti non anche a fini fiscali ma solo a fini civilistici. I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e qualora sia previsto l'obbligo di bollatura o bidimazione, devono essere bollati dall'ufficio del registro imprese o dal notaio o quant'altro. Giornale, libro inventari devono essere numerati progressivamente, ma non sono soggetti a bollatura né a bidimazione. Quindi abbiamo il 2220, conservazione tenuta alle scritture contabili sotto forma di supporti di immagini, tenuta alle scritture contabili 2215, progressione, bollatura e vidimazione e numerazione progressiva. Bene, nel 2009 è stata prevista una possibilità di tenere, formare e tenere nel tempo i documenti, i libri, i registri e le scritture sia civilistiche che fiscali in modalità completamente informatizzata. La norma è il 2215 bis del Codice Civile, 2009, nel 2009, è una norma che ha 10 anni ad oggi. In vigore dal 29 gennaio 2009. Che cosa dice questo 2215 bis del Codice Civile? Che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, guardate, non fa riferimento né a scritture contabili, a solo scritture contabili o solo libri registri civilistici, ma parla generalmente di libri, repertori, scritture e documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizioni di legge o regolamento o che sono richiesti da natura e dimensione dell'impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici, formati e tenuti con strumenti informatici. Peraltro, la norma lo dice, le registrazioni contenute in questi documenti, formati e tenuti con strumenti informatici, devono essere rese consultabili in ogni momento, e va bene, ma costituiscono informazione primaria e originale, Come facciamo a tenere e formare con strumenti informatici? Beh, la norma di riferimento, le norme di riferimento stanno sempre nel CAD, Codice Amministrazione Digitale, e in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è del 13 novembre del 2004, che è la norma sul documento informatico, su come il documento informatico deve essere formato e tenuto. Bene, questo DPCM, che è applicabile in base all'articolo 2215 bis, ripeto, a tutti i libri e registri validi fiscalmente e civilisticamente, che cosa ci dice? Il documento informatico non è altro che un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti. Come facciamo a produrre un documento informatico? Due momenti principali, la formazione e la chiusura del documento. Che vuol dire formazione e chiusura? Facciamo, la norma del DPCM contiene una serie di tipologie di modalità di formazione del documento. Ad esempio, redigiamo il documento informatico con appositi software. Come andiamo a chiuderlo? Che vuol dire chiuderlo? Vuol dire renderlo immodificabile. Come lo rendiamo immodificabile? Lo sottoscriviamo digitalmente, oppure ci mettiamo una validazione temporale, oppure lo trasferiamo a terzi con una PEC, oppure lo memorizziamo in sistemi di conservazione sicuri, oppure lo versiamo a un sistema di conservazione. Questo è l'ultimo step. Le fatture elettroniche, per dirne una, sono dei documenti informatici che vanno conservati elettronicamente. Li formiamo in formato strutturato XML e li mandiamo in conservazione. Un libro sociale può essere formato informaticamente, redatto con strumenti software e poi mandato in un sistema di conservazione. Abbiamo formato, chiuso il libro sociale. Altre modalità, lo riceviamo in via telematica? Lo riceviamo su supporto informatico? Come andiamo a renderlo statico e modificabile? Memorizzandolo nella gestione documentale o in un sistema di conservazione?
Quindi abbiamo tutta una serie di regole che sono molto importanti. Peraltro, come ho detto, costituiscono informazione primaria e originale, vuol dire che quello che c'è lì dentro costituisce, perché lo dice la norma, piena prova sia nei confronti dell'imprenditore sia nei confronti di altri imprenditori all'efficacia probatoria degli articoli 2709 e 2710 del Codice Civile. Quindi i libri, le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, oppure anche possono fare prova tra imprenditori, che vuol dire che se anche teniamo un libro, un registro, una scrittura contabile informaticamente, le informazioni che sono contenute lì dentro, secondo le regole tecniche del CAD, costituiscono informazione primaria e originale. Da quelle informazioni lì possiamo trarre tutte quei dati che ci permettono ad esempio di fare un decreto ingiuntivo, ad esempio di formare prova contro la nostra controparte. Insomma, il 2215 bis è una norma che sta lì dal 2009, 29 gennaio 2009. Iniziamo ad utilizzarla per gestire in maniera completa e informatizzata tutto il nostro sistema, non solo fatture attive e passive, tutto il ciclo dell'ordine, ma anche tutti i libri e registri d'impresa.